L'iniziativa di oggi era inaccettabile perché l'ennesimo taglio di 36 milioni di euro vede per oltre tre quarti a carico del Comune di Venezia. Possiamo dire tutto quello che vogliamo sul Comune di Venezia, però è eccessivamente spropositata la cifra del taglio, tenendo conto che si taglia su una cifra che è di fatto storica, cioè questa cifra fino al 2010 era quella erogata per 20 anni. Perché i servizi minimi non sono mai stati adeguati e senza tenere conto dell'adeguamento del costo del gasolio, il costo dei mezzi, assicurazione e forza lavoro. Questi invece di adeguare in su hanno adeguato a ribasso. Dice Giampiero Antonini del sindacato USB e portavoce della rabbia dei lavoratori. I manifestanti volevano arrivare sotto gli uffici regionali per chiedere un confronto con Chisso, ma l'incontro è saltato a causa di un impegno dell'assessore che ha comunque fissato un appuntamento per il 19 giugno. Abbiamo preteso un incontro con Chisso perché non può rimandare sempre ad assestamenti di bilancio all'ultimo momento che dopo al limite ti farà regalie di 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, però ogni anno taglia e prendiamo un confronto. Non possiamo arrivare a settembre dove l'azienda ha disettato gli accordi aziendali integrativi, però è evidente che a settembre anche il discorso, diciamo, a settembre se ci tagliano faremo baia alta, come si dice in veneziano, però de fatto ci troveremo con i tagli di servizi, perché chiaramente settembre vuol dire i turni invernali. In quell'occasione il sindacato chiederà l'annullamento dei tagli e dirigenti più capaci nella gestione dell'azienda, all'ombra della minaccia di un nuovo sciopero generale nel giorno del Redentore. Dobbiamo riuscire a organizzarci e far sì che tutti i lavoratori prendano possesso di quel passaggio pedonale in Piazzale Roma, senza bloccarlo, passando avanti e indietro, e riuscire a organizzare magari un gruppo alla mattina, un gruppo alla sera, chi è libero dal servizio, senza perdere ore di sciopero che alla lunga dopo ci penalizzano, ma dobbiamo organizzarci e riuscire a creare questi due gruppi, uno alla mattina e uno alla sera, e passare a bloccare Piazzale Roma. Dobbiamo dare visibilità, soprattutto per la cittadinanza, la nostra lotta.